Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi, ai bambini, bambini dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, a tutti i maestri, maestre, gli insegnanti, personale ATA, alle famiglie. Un carissimo saluto oggi e per augurarvi buona Pasqua, ma soprattutto per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto fino adesso, tutti. I ragazzi in primo piano, i ragazzi sono stati bravissimi ad adattarsi a questa situazione e io so che hanno lavorato tutti. Naturalmente hanno lavorato perché gli insegnanti, le maestre, i maestri, i professori, tutti si sono messi a disposizione di questo nuovo modo di fare scuola, di questa didattica a distanza. Naturalmente guidati da chi ha predisposto canali, ha dato indicazioni, si è messo a servizio e ha fatto di tutto perché si realizzasse questo nuovo modo di fare scuola. Ci ha accolti impreparati, lo sentiamo da tutti i canali televisivi, da tutti i social, però stiamo lavorando e stiamo facendo il massimo. Di questo io ne sono orgogliosa e ringrazio veramente, veramente tutti. Non lo so fino a quando andremo avanti ancora, non lo so se la scuola riaprirà. La scuola è vuota, mancate tantissimo tutti e comunque so che ci sono molti contatti e il mio augurio di Pasqua che veramente arrivi a tutte le famiglie vostre, dei vostri insegnanti e di tutti i vostri cari, è un augurio che possiamo essere sempre a servizio gli uni degli altri, cioè che tutti possiamo in qualche modo, con l'aiuto della tecnologia, con l'aiuto anche della vostra volontà, essere vicini, vicini e in contatto vuol dire aiutare un compagno che non ce la fa, che non ha avuto i compiti o che non è riuscito a collegarsi alla videoconferenza e anche fra gli adulti ci si può aiutare molto. Quindi invito veramente a non staccare mai la spina del contatto, della voglia di sentirsi e della voglia di darsi un saluto, anche un semplice saluto. Questo è il mio augurio pasquale. E oltre ai ringraziamenti che faccio in particolare a tutti i genitori che vi hanno aiutato a crescere in questo periodo e che vi stanno aiutando, e un grande grazie ai rappresentanti di classe perché so che hanno fatto tanto per chi non aveva il mezzo o non otteneva i contatti. Ringrazio le amministrazioni comunali che sono vicine alla scuola, la Protezione Civile. Ringrazio tutto il personale che tiene aperta la scuola e che lavora anche da casa. E in questo momento io ringrazio di cuore anche lo staff, i miei collaboratori, il professor Tempesti, la maestra Federica e tutto il team digitale che ha sostenuto la didattica a distanza e vi invito ad ascoltare il brano che poi verrà pubblicato dopo i miei saluti. E il cuore resta aperto. È un brano di solidarietà di artisti friulani, locali della regione che hanno fatto per sostenere l'ospedale di Udine. Continuiamo a essere vicini a chi ci aiuta e tutto andrà bene. Auguri.